La realtà impone di dire ciò che noi pensiamo. La realtà vuol dire che noi con te vogliamo portare avanti un progetto che è il futuro di questo paese. Ma tu devi ascoltare questo nostro impegno e insieme con noi devi cercare di guardare al futuro, mettendo in campo una classe dirigente che sia nelle condizioni di poter costruire questo futuro. Leali, anzi lealisti, ma a patto che si investa in una nuova leadership a livello locale e nazionale. Il messaggio che Raffaele Fitto lancia a Silvio Berlusconi dal Palasport di Bitritto nella festa dei 20 anni di Forza Italia è chiaro. Nessuna corsa agli incarichi, ma non si commetta l'errore di trascurare il contributo di chi da sempre è accanto al cavaliere. L'allusione all'ascesa di nuovi consiglieri nelle grazie di Berlusconi, in primis l'ex direttore del TG4 Giovanni Toti, è palese. Ma il bersaglio di Fitto resta l'ex compagno di partito Angelino Alfano. Se qualcuno ha deciso nei mesi scorsi, non condividendo le posizioni, di andare via, ha sbagliato. Noi siamo in Forza Italia e saremo con Silvio Berlusconi, ma sosterremo con forza le nostre ragioni per lavorare e costruire un partito all'interno del quale con questo entusiasmo, con questa grande partecipazione si possa guardare al futuro con orgoglio e con un progetto. Migliaia le persone riunite all'esterno del Palasport già alle 9.30 del mattino, più di un'ora prima dell'orario previsto di inizio della manifestazione. Qualche scaramuccia con alcuni sostenitori del Movimento 5 Stelle impegnati in una raccolta firme proprio all'esterno del Palasport, poi l'ingresso all'interno della struttura. Presente in prima fila tutto lo Stato Maggiore Pugliese del partito, dai parlamentari nazionali ed europei agli amministratori locali. Molti tra i presenti si aspettano un intervento diretto di Berlusconi tramite telefono o videomessaggio, che però alla fine non ci sarà. Un motivo di rammarico per Fitto, che però ribadisce pieno appoggio al cavaliere. Mi avrebbe fatto molto piacere e saremmo stati tutti felicissimi di avere qui oggi con noi il presidente Berlusconi. Perché oggi qui in mezzo alla sua gente Berlusconi avrebbe potuto avere quella spinta, quel contributo, quella vicinanza, quell'affetto che non è mai mancato in questi anni.